Allora, le opinioni degli intervistati sono molto interessanti e divergono completamente da quelle che sono le opinioni dei governatori della Lega. La Lega ora si vuole spacciare, vuole tentare di essere come la DC e si vuole spacciare per il partito, la forza politica che difende la cristianità, mentre secondo me non hanno niente. Anche nella loro nascita, nella loro costituzione, non hanno niente di queste radici. Loro sono nati addirittura facendo dei riti celtici. Li abbiamo visti tutti quando giravano con questi cappelli, con le corna, rivendicando la celticità della Lega, quindi del nord, del popolo del nord, della cosiddetta Padania. Li abbiamo visti tutti. Quando facevano questi riti pagani sul Po, e quindi hanno tutt'altro che radici di tipo religioso, di tipo cattolico. Ora, ultimamente hanno visto l'utilità di rappresentare la cristianità, soprattutto contro l'Islam, quindi di essere una sorta, i rappresentanti di una sorta di neocrociati contro la cosiddetta invasione islamica. E quindi cercano anche di tappare quel buco che Berlusconi sta lentamente perdendo all'interno del popolo cattolico che ormai comincia a non credere più a un ricco, vecchio ricco puttaniere che se la spassa con giovincelle anche minorenni. Per cui, e poi è bugiardo e è continuamente inseguito dalla legge. Questo per i cattolici credenti è un fastidio dare consenso a un personaggio del genere. Per cui la Lega cerca di occupare anche questo spazio e questo ruolo, di prendersi questa credibilità, questa patente di cristianità che non ha nelle sue radici. E poi spara là. E poi dopo deve tornare indietro, perché la sua base è laica fondamentalmente, non è una base integralista e religiosa come vorrebbero essere strumentalmente questi neogovernatori della Lega. Ci hanno provato subito, ah sì, nei nostri ospedali non la metteremo, e poi dopo vai a intervistare la gente e dice: ma questi che cosa stanno facendo? Noi li abbiamo eletti mica per fare queste stronzate. E quindi devono tornare indietro, hanno detto che rispetteranno le leggi. Ecco là, queste sono persone che vivono alla giornata, che vivono il qui ed ora e il presente, sono abili nel gestire la quotidianità, ma non hanno radici, non hanno storia, non hanno cultura profonda. E quando si vanno a toccare questioni grosse, improvvisano. E poi devono rimangiarsi l'improvvisazione, perché l'opinione della gente è molto diversa da quella che loro esprimono e che loro prendono in un primo momento. Bene, io sono contento di questo, perché prima o poi queste contraddizioni emergeranno e la mia parte politica, che è la sinistra, stupida e imbecille finora, che non è stata capace di sfruttare queste contraddizioni e non è più capace di stare in mezzo alla gente. La Lega ci sa stare, ma non ci sa stare bene, perché risponde solo parzialmente alle esigenze della gente, risponde solo alle esigenze immediate di governo, alle cose concrete, quotidiane che ti trovi davanti, ma non è capace di una progettualità, perché non si capisce che cosa voglia la Lega. Dopo il federalismo, cosa c'è? La secessione? C'è la costituzione della Padania come regione autonoma? Cosa c'è? Non lo sanno neanche loro e sanno che su questo terreno non potranno mai passare. Lo sanno benissimo, perché ci sarebbe un completo loro isolamento, perché a questo punto anche una parte del centrodestra, che in questo caso fa capo a Fini, difenderebbe con le unghie e con i denti la Costituzione, l'unità nazionale, lo Stato. Quindi non hanno progetto, e questo prima o poi verrà fuori e prima o poi la gente lo capirà, anche se la gente è molto più intelligente della Lega, perché a loro in questo momento interessa la quotidianità, cosa si fa su questo problema qui ed ora. Ma io vorrò vedere cosa saprà fare Cota sulla TAV. E vorrò vedere cosa succederà poi anche in Veneto.
vorrò vedere tutta una serie di cose e le contraddizioni che sono interne alla Lega prima o poi esploderanno. Questo è fuori dubbio. E noi dobbiamo non solo essere promotori dell'esplosione di queste contraddizioni, ma anche quelli propositori di alternativa a questa cultura e a questa mentalità. Loro non hanno radici, ma noi sì, per Dio. E se non siamo capaci di valorizzare la nostra storia, siamo proprio degli stupidi politicamente. Speriamo che le cose cambino, ma io sono convinto che cambieranno.